Integrazione sociosanitaria. In Università a Bergamo il ministro alla sanità Beatrice Lorenzin. Tra le sfide del nuovo sistema, la gestione delle cronicità. Rovetta pubblica audizione per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà da conservare per il mais rostrato rosso. Fiorano Serio sono 260 i partecipanti della camminata sociale che si è tenuta ieri pomeriggio, un'occasione per fare incontrare sport e disabilità. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Dopo i lavori di sabato con il ministro Maurizio Martina, quest'oggi in Università a Bergamo presso l'ex chiesa di Sant'Agostino è intervenuta Beatrice Lorenzin, ministro della Sanità, che ha preso parte al seminario intitolato «L'integrazione sociosanitaria, evoluzione e prospettive dopo la legge regionale 23/2015 sul sistema sociosanitario lombardo». Oltre al rettore Remo Morzenti Pellegrini e a Viviana Molaschi, docente di diritto pubblico, amministrativo e sanitario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Ateneo, è intervenuto anche Angelo Capelli, estensore della riforma del servizio sociosanitario lombardo e vicepresidente della Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia. Una delle sfide quindi è quella di provare a configurare l'area del sociosanitario non o non solo come un settore, ma come una possibile leva di processi di integrazione tra i settori che insistono sullo stesso, al fine di costruire un sistema integrato di servizi, penso diventi necessario, come ci suggerisce anche l'Europa, chiamare in causa anche altre politiche. Non saranno oggetto del dibattito di oggi, ma sono le politiche dell'occupazione, quelle urbane, quelle abitative. Un altro punto di possibile riflessione si concentra su alcuni aspetti che sono suscettibili di convergere le politiche sanitarie e le politiche dell'assistenza sociale. Mi riferisco in modo particolare ai due principali poli attorno ai quali si mette in moto l'integrazione tra sanità e assistenza, l'individuo e il territorio. Ci giochiamo la tenuta del nostro sistema sulla sfida della cronicità, ed erano le tre questioni che vi dicevo prima. I numeri ve li ha dati Capelli, ve ne potrei dire molti altri, però di fatto il vero tema è che noi abbiamo costruito un sistema che è immaginato per hub, spoke e territorio, ma se il territorio non funziona e non c'è una continuità assistenziale del paziente, non c'è una continuità terapeutica per quella persona che non è un numero ma è un essere umano con le sue storie inserito in una famiglia, in un contesto ambientale, quella persona tornerà in ospedale e l'organizzazione di un ospedale complesso è tale che salta il banco, perché l'ospedale è fatto per curare la complessità di cura e l'acuzie con dei costi organizzativi oggi giustamente alti per il livello di prestazione che deve essere data, e non può certamente tenersi un paziente cronico o un paziente che ha una cronicità che può essere per tutto il resto della sua vita. Quindi, essendo una proposta di riforma così innovativa, lo Stato, diciamo, si prende il carico di analizzare passo passo l'evoluzione della riforma in modo da poter garantire ai cittadini che non ci siano scollamenti e verificare se ci dovessero essere scollamenti sull'erogazione delle prestazioni. Speriamo che la riforma invece produca gli risultati che si è prefissa, e che quindi questo renderebbe il sistema lombardo assolutamente ancora più moderno e ancora più capace di stare appresso al cambiamento dato appunto dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento della domanda sanitaria e soprattutto dall'aumento della cronicità. Non è la riforma questa che mette a riparo, quello che rimette a riparo è innanzitutto il comportamento dei singoli, e quello sarebbe la cosa auspicabile da tutti, e
poi l'attuazione delle norme anticorruzione che noi abbiamo previsto con il piano fatto con il dottor Cantone e che tutte le regioni e anche la Lombardia stanno recependo. Oltre a questo, uno degli elementi più importanti per prevenire la corruzione è quella della pubblicità dei dati e quindi la digitalizzazione del sistema. Bilanci pubblici anche online, anche nei singoli capitolati e poi avere i dati quantitativi e qualitativi delle prestazioni in modo tale che tu lì se c'è uno scostamento o nell'erogazione o nel livello delle prestazioni erogate o nel costo di quelle prestazioni lo puoi vedere subito senza aspettare che debbano arrivare inchieste dopo anni. Direi sì, una grandissima occasione per parlare della riforma che ha appunto messo al centro l'esigenza di rispondere con un modello organizzativo alla integrazione fra i diversi punti di offerta che il sistema offre, sia dal punto di vista sanitario e poi in seconda battuta anche quello sociale. Questa discussione riceve anche un contributo di natura accademica e scientifica da parte dell'Università di Bergamo e ci dà la grande occasione di avere il ministro Beatrice Lorenzin che ha autorizzato di fatto con noi, con Regione Lombardia, il modello proponendolo come una sperimentazione che potrebbe estendersi qualora fosse appunto testimoniata un funzionamento e un'efficacia anche ad altri contesti regionali. Quindi direi una grande giornata per Bergamo e per Regione Lombardia. Un altro passo avanti verso la tutela del mais Strato Rosso di Rovetta. Oggi si è tenuta la pubblica audizione per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione. Un appuntamento che è servito anche per fare il punto sul percorso di valorizzazione portato avanti fin qui e sulle prospettive future. Stefano Savoldelli, sindaco di Rovetta, con l'incontro di oggi a che punto siamo nel processo di valorizzazione del mais Strato Rosso di Rovetta? Allora, il processo di valorizzazione è partito molti anni fa ed è fatto da molteplici contributi, da un'attività sinergica da diversi soggetti, a partire dall'associazione Rosso Mais, dell'amministrazione comunale, gli agricoltori e tutti quelli che in diverso titolo vogliono contribuire per la valorizzazione, la conservazione e la promozione del mais Strato Rosso di Rovetta. Quella di oggi è una pubblica audizione che è resa necessaria come da norma regionale affinché si possa inoltrare la domanda al Ministero dell'Agricoltura per essere inseriti nel Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione. Quindi a seguito di questo appuntamento rimarremo in attesa della chiusura dell'iter da parte del Ministero. Ricordo che il mais Strato Rosso di Rovetta è già dal 2011 un mais DECO, quindi di denominazione comunale, con una sua carta d'identità sia dal punto di vista scientifico che definisce cos'è il mais Strato Rosso di Rovetta, affiancato al quale c'è anche un disciplinare di come uno può coltivare, raccogliere e lavorare il mais Strato Rosso. Ci tengo a ricordare che il mais Strato Rosso di Rovetta, come da disciplinare, potrà essere coltivato non solo a Rovetta ma in tutto l'areale dell'alto piano di Clusone, Conca della Presolana, quindi è esteso anche ai territori vicini, comuni dell'Unione dei Comuni della Presolana e del comune di Castione. Quindi da Clusone a Cerrete a Castione si può coltivare rispettando, ripeto, il disciplinare della denominazione comunale, il mais Strato Rosso. Perché è importante essere iscritti a questo registro? Sì, è importante perché questa varietà può così essere distribuita, commercializzata a livello locale, può venire coltivata e può, grazie al fatto che viene mantenuta a livello di una banca del germoplasma, nel nostro caso viene conservata a Stezzano, può essere maggiormente garantita mantenere la sua stabilità, la sua omogeneità e soprattutto può venire valorizzata perché comunque una varietà iscritta garantisce chi coltiva, chi acquista poi il prodotto finale, quindi il consumatore, perché è garantito su ciò che acquista,
e soprattutto l'iscrizione significa che alle spalle di queste varietà c'è proprio tutto un lavoro anche di riconoscimento, di studio, anche appunto a livello scientifico, e che quindi ciò che l'agricoltore sta coltivando è effettivamente quella varietà, e il mantenimento poi che viene promosso a livello territoriale contribuisce alla valorizzazione del territorio stesso. Avete scelto l'immagine del cubo di Rubik per la mattinata di oggi a dire la complessità di questo lavoro che state portando avanti sul rostrato rosso. Sì, per la complessità del lavoro e anche per, diciamo, simboleggiare la quantità di obiettivi che ancora sono da raggiungere. Come le caselle del cubo di Rubik sono da combinare con attenzione e con pazienza, così le cose e gli obiettivi che vogliamo perseguire sono ancora tantissimi. Abbiamo innanzitutto il primo obiettivo che ci poniamo adesso, già questo lo consideriamo un punto di arrivo, nel senso che per noi era molto importante arrivare alla registrazione, all'inserimento nel registro nazionale delle attività da conservazione del nostro mais, e questo inserimento ci garantisce la conservazione della varietà. Il prossimo obiettivo è naturalmente quello di coinvolgere i giovani, di aumentare la produzione, non tanto per arrivare ad un esagerato quantitativo di prodotto, quanto ad arrivare a far capire ai ragazzi che può essere un'attività anche giustamente redditizia e gratificante quella dell'agricoltura. Studenti di pedagogia dell'Università di Vladimir in Russia in visita questa mattina a Clusone all'Istituto Vest per un confronto diretto sul campo della didattica. Da dove venite e perché siete in Italia in questi giorni? Откуда вы? Почему вы в Италии в эти дни? Я представляю город Владимир, Владимирский государственный университет. Allora io vengo dall'Università Statale di Vladimir, sono nella cattedra di letteratura russa, e ho saputo dell'Italia dalla rivista La Nuova Europa di Russia Cristiana, con cui ho iniziato una collaborazione, anche partecipando ai loro convegni, in particolare su Tolstoi, e poi quindi grazie all'amicizia nata con Russia Cristiana, con Giovanna Paravicini, abbiamo deciso di organizzare uno stage culturale con i nostri studenti perché anche loro potessero vedere quello che avevo incontrato io. E poi un'altra cosa è che grazie all'incontro che io ho fatto appunto con Russia Cristiana, con le persone in particolare della letteratura degli anni 90 e dopo il periodo sovietico, che questo avesse comunque un'influenza anche sui giovani, sulle generazioni di adesso, e che anche i miei ragazzi lo vedessero la stessa cosa. Quest'anno è il secondo anno di fila che viene in cui si svolge questo stage, e io ho visto l'anno scorso come i ragazzi sono cambiati, e desideravo, e molti di loro, dopo aver visitato la scuola Vesta Clusone e la Traccia Bergamo, hanno capito ancora una volta perché volevano fare gli insegnanti. E in più questa è un'opportunità per approfondire la propria immagine, la propria idea dell'insegnamento. E quello che ci ha raccontato il professor Nembrini oggi sul metodo educativo, in particolare in letteratura, voglio renderlo mio anche in università. Per la scuola che cosa rappresentano questi incontri, questi scambi con gente che viene dall'estero? Beh, sicuramente un dono grandissimo, il fatto che in questa piccola scuola di Clusone possa irrompere una novità, una realtà così distante come quella appunto di una università russa, è veramente un'occasione di allargare gli orizzonti innanzitutto, per noi insegnanti di poter intavolare un confronto su un tema così caldo, così decisivo, e questo veramente ovunque nel mondo, che è quello dell'educazione, e quindi potersi paragonare fino in fondo su che cosa significhi educare, fare cultura, insegnare, e scoprire da questo punto di vista l'esigenza e la domanda su che cosa sia l'avventura educativa ha la stessa dimensione, sia che si tratti di una scuola di Clusone, sia che si tratti di una scuola di Vladimir in Russia.
e nel contempo per i nostri ragazzi è veramente un'occasione irripetibile di spalancare il cuore e la mente a una realtà così apparentemente distante ma nel contempo così vicina, perché le esigenze, i desideri, le preoccupazioni e il cuore di questi ragazzi è veramente identico nonostante l'apparente grande distanza. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antenna 2. A Fiorano Serio sono state 260 le persone che hanno accolto l'invito dell'Associazione Commercianti del Paese ACAF per la prima camminata sociale. 3,5 km, partenza e arrivo dall'Istituto Sant'Angela. Iniziativa con la collaborazione del gruppo sportivo Semonte, del Comune e della cooperativa San Martino che negli spazi delle Suore Orsoline gestisce un centro diurno disabili. Vediamo il servizio realizzato ieri da Nicola Androletti. Attilio Peracchi, segretario dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Fiorano, prima edizione della camminata sociale e possiamo dire che è andata bene. Penso proprio di sì, penso che i telespettatori guardando le immagini che andranno in onda si renderanno conto del successo che abbiamo avuto. Per essere la prima edizione abbiamo riscontrato un buon interesse da tutti i cittadini di Fiorano, dei paesi limitrofi, dove siamo arrivati con le pubblicità, hanno chiesto informazioni e questo a noi ha fatto molto piacere. Poi grazie anche alle riprese proprio la gente è venuta a conoscenza di questa manifestazione. Noi ci auguriamo che questa sia la prima e non unica, ma che l'anno prossimo si possa ripetere magari aggiungendo qualcosa di nuovo, di più interessante. Questa è stata una prova. Penso che anche con la cooperativa, il gruppo Semonte, il comune, la parrocchia, il centro sociale, tutti in sinergia, penso che abbiamo lavorato tutti bene. Buona anche la partecipazione. Partecipazione ottima secondo noi perché abbiamo sono presentate 200 persone adulte più una sessantina fra bambini e persone disabili. Quindi per noi questo è un buon successo. Ricordiamo anche com'è nata questa iniziativa, perché avete voluto proporla. L'abbiamo voluto proporre per farci visionare ancora dai nostri clienti che esistiamo, però abbiamo voluto anche coinvolgere qualcosa di sociale, perché noi nel nostro piccolo facciamo sempre qualcosa per il sociale. E allora ci siamo appoggiati a questa cooperativa che opera nel nostro territorio, la cooperativa San Martino, e quindi da lì è partito tutto il progetto, partendo anche dal nostro slogan che verrà portato avanti anche nei tempi futuri: le botteghe di Fiorano al Serio regalano un sorriso. Perché questo slogan? Spieghiamolo. Questo slogan per far capire che i centri commerciali a chiuso sono una cosa, noi siamo centri commerciali all'aperto, quindi i clienti entrano e sono sempre a contatto con il diretto responsabile, non come il centro commerciale che va a rotazione, una volta si può trovare una persona, un'altra volta si può trovare un altro addetto. Noi siamo sempre presenti sul nostro territorio, guardando anche le attività che operano in Fiorano al Serio. La maggior parte siamo tutti da tanti anni che operiamo a Fiorano al Serio. Questo slogan l'avete voluto anche stampare sui gadget di questa camminata? Sì, l'abbiamo stampato su delle borse, delle borsette, appunto perché così diamo l'opportunità ai clienti, alle persone di andare a fare la spesa e portarsi uno slogan che secondo noi è abbastanza carino. È facile da ricordare e speriamo che vengano utilizzate queste borse a girare nei paesi anche limitrofi, non solamente in Fiorano al Serio naturalmente. Passiamo al calcio e in particolare ora ci occupiamo della partita di ieri dell'Atalanta contro il Milan con queste interviste raccolte da Elisa Cucchi al termine della partita. Vittoria importante contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo fatto una grande gara e penso che abbiamo meritato la vittoria.
No, l'idea era ripetere lo che avevamo fatto contro il Bologna 15 giorni fa, quindi l'idea era essere aggressivi, cattivi dal primo minuto. Ci hanno fatto gol, ma penso che non ha cambiato la gara perché noi abbiamo continuato a essere aggressivi e abbiamo cercato il gol di tutti i modi. Non ho visto un Milan molto aggressivo, anzi, penso che siamo stati noi molti aggressivi e penso che abbiamo meritato di vincere. Sportiello non ha fatto grandi parate, la ultima di Balotelli, ma il primo tempo molto tranquillo, loro hanno calciato da fuori aria, soltanto quello. Penso che noi siamo stati molto bravi e abbiamo fatto tutta la gara noi. Sì, ho vissuto un periodo particolare dopo l'intervento, abbiamo accorciato molti tempi ed ho provato ad stare il più presto con la squadra. Ho pagato un po' le conseguenze, però sono felice di essere tornato così. Avevo già fatto delle belle prestazioni prima senza poter segnare, però sono andato anche in nazionale, ho fatto bene, poi sono arrivato con molta fiducia e l'ho dimostrato oggi. Penso che quando sto bene posso fare delle belle prestazioni. Ogni volta che vedo la palla che arriva in aria provo a fare questa acrobazia. Meno male che mi viene spontanea e mi viene bene. Senti, collezione completata, cosa vuol dire? Spiegaci. No, vuol dire che ho segnato tutte le squadre praticamente della Serie A, dalle squadre medie alle grandi, ho segnato tutte, quindi ci tenevo a segnare contro il Milan perché era l'unica squadra che mi mancava. No, il Milan è sempre il Milan, poi io preferisco parlare più delle nostre qualità e del nostro gioco perché l'abbiamo messo in difficoltà, siamo stati bravi su tutte le linee a livello difensivo, in centrocampo e in attacco abbiamo fatto il nostro compito, quindi penso che sia più merito nostro che niente. Che sia stata una grandissima partita, un regalo a tutti i tifosi e alla società e a loro stessi, perché penso che i ragazzi lo meritassero dopo un periodo di 3 mesi dove abbiamo sofferto veramente tanto. Oggi la squadra ha rifatto dopo Bologna una grande partita di intensità con grandi motivazioni e per battere il Milan ci voleva, come abbiamo fatto, ripeto, una grande partita e così è stato. Giornate di lutto ieri per il Milan in seguito alla scomparsa di Cesare Maldini, capitano rossonero che alzò al cielo la prima Coppa dei Campioni. Un ricordo dell'amministratore delegato della società Adriano Galliani, ve lo proponiamo in questa intervista. Io ho un ricordo indelebile di Cesare quando a 19 anni me ne andai in macchina con 3 miei amici a Chiasso a vedere Benfica-Milan, perché o Milan-Benfica, perché la RAI non trasmetteva in diretta la Coppa dei Campioni, la trasmetteva la televisione della Svizzera italiana e quindi sono stato fortunato nel vedere Cesare alzare la prima Coppa dei Campioni non solo del Milan ma anche di tutte le squadre italiane. E poi una storia leggendaria, una famiglia leggendaria. Stamattina ho mandato a Paolo un sms, mi ha risposto dicendo appunto quanto suo padre era rossonero. Io gli ho detto: caro Paolo, il papà non era rossonero, era il Milan. Quindi Cesare è la storia del Milan, voglio dire. È la storia della nazionale perché ha vinto tre campionati Under 21, ha fatto il vice allenatore da quando abbiamo vinto i mondiali, è stato allenatore del Milan. Personalmente mi ricordo al momento dell'esonero con Zac, quando arrivavamo a Milanello con Cesare e finì la stagione che mi ricorderò sempre, 6-0 in casa dell'Inter con Cesare in panchina. Quindi la leggenda del calcio nostro. Io poi andavo spessissimo a mangiare l'assassino e lui forse per 20 anni, per 30 anni, tutti i mezzogiorni, non le sere, pranzava l'assassino. Quindi ho avuto modo di parlare tanto di calcio, eccetera. Un campione che ha trasmesso geneticamente il suo sapere calcistico al figlio, che è il giocatore leggendario che tutti sappiamo. Quindi papà e figlio che
alzano la Coppa dei Campioni da capitani sono qualche cosa di meraviglioso, di indelebile, che resterà per sempre nei nostri cuori. Domani sera alle 20:30 torna in onda la rubrica Il Sasso nello Stagno, curata dal nostro Tony Tranquillo. Nello Stagno questa settimana a Vertova mi trovo sul ponte di San Carlo, epoca romanica, proprio sul torrente Vertova. Parleremo qui questa settimana di problemi legati al fumo, patologie legate al fumo, ovviamente si parla di tumori e si parla della proposta degli oncologi italiani di pagare le cure dai fumatori attraverso una tassa supplementare sulle sigarette, un centesimo a sigaretta per aiutare le cure appunto delle patologie legate al fumo. Cosa ne pensate? Una buona idea? Sentiremo le risposte raccolte questa mattina a Vertova, tutte le risposte insieme nel nostro appuntamento settimanale del Sasso nello Stagno domani sera alle 20:40, ma subito un'intervista appunto dal Sasso nello Stagno. Fumatore? Non ho mai fumato da 20 anni a questa parte. Da 20 anni credo che ne abbia più di 20, quindi vuol dire che prima? Sì, prima ho fumato tantissimo. Sì, quanto? Tanto, toscani, pipa, sigarette a Iosa, dalle 6 del mattino alle 10 di sera, sempre. Allora lei è perfetto per il nostro testo, per la nostra intervista. Mi dica. Quanto costavano le sigarette? Non mi ricordo. Penso, non lo so, all'inizio 200 lire, poi 1000, 3000. Pensa di aver mandato in fumo tanti denari? Sicuramente, sicuramente. E come stava di salute? Abbastanza bene. Quindi tutto sommato non ha smesso per problemi di salute? Ho smesso perché a un certo punto comandavano loro. Cioè non potevo fare altro che fumare dopo ogni azione o prima di ogni azione bisognava fumare, per cui ho deciso che avrei smesso proprio per non farmi comandare da questo brutto vizio. Quindi senza bisogno del medico, senza bisogno di paure, di esami che lasciavano presagire qualcosa di particolare? Ho smesso di fumare un giorno di Natale dicendomi oggi non fumo e ho ripetuto questa cosa per 6 mesi di fila. Ogni giorno mi dicevo oggi non fumo, non ho detto domani non fumo, oggi non fumo, l'ho detto finché un giorno mi sono dimenticato di dirlo e avevo smesso di fumare. Può essere una scelta anche per gli altri. A riuscirci sì. Bisogna provare. E poi c'è il problema purtroppo dei tumori. Quelli evidentemente sono una cosa ormai dovuta anche a altre cose. Beh, abbiamo un inquinamento qui dalle nostre parti che fa paura. Dicono di mettere una tassa sulle sigarette per curarli. Beh, io non saprei. Ho fumato troppo per potermi permettere di dire a uno ti metto una tassa. Io spero che ognuno di noi capisca che a un certo punto è meglio smettere. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2, continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20:30 trasmetteremo Tempi supplementari alle 22:30, la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23:05 20.000 giri e alla 00:30 la terza ed ultima edizione del notiziario di Antenna 2. Telegiornale che tornerà in onda anche alle ore 21:30 ma sul canale numero 218 del digitale terrestre, sul quale alle 22:10 trasmetteremo Target Anteprima e il servizio ci porterà a Lovere dove si è tenuto un seminario dedicato al marketing turistico. Sul canale sportivo, sul numero quindi 628 del digitale terrestre, alle 20:30 trasmetteremo Tempi supplementari, mentre alle 22:30 la partita di calcio Albino Gandino ad Rense. L'almanacco, domani martedì 5 aprile, il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:59. La durata del giorno
giorno di 13 ore e 12 minuti. La Luna sorge alle 5.46 e tramonta alle 17.33. La fase lunare, la Luna è calante ed è visibile al 18%. Le previsioni del tempo per martedì: al primo mattino cielo molto nuvoloso con possibilità di residue e isolate precipitazioni. Nel corso della giornata graduale diminuzione della nuvolosità, ma sempre con condizioni di variabilità. Temperature in aumento. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.